stiamo facendo questa raccolta perché Locri, come ha detto Arturo, non è una città sporca e noi, peccato che ci siamo mossi adesso, però dobbiamo continuare a pulire la città, perché se no arriveremo di essere sommersi dalla plastica e non c'è un piano B, ma c'è soltanto un piano A per incominciare. Siamo qui oggi per partecipare anche noi alla raccolta nazionale organizzata dalla Plastic Free per la sensibilizzazione sul medio ambiente. Il Comune di Locri ha dato il patrocinio a questo evento, che è uno dei 300 eventi organizzati nelle giornate tra oggi e domani, nei quali si invita tutta la popolazione a partecipare a una raccolta. Noi ci troviamo sul lungomare di Locri, sulla piazza Nosside, ci siamo ritrovati una cinquantina di persone che si sono distribuite un po' su tutto il lungomare per appunto raccogliere e ripulire dalla plastica il nostro lungomare. Siamo molto contenti della partecipazione e puntiamo a organizzarne tante altre di queste giornate. Un piccolo gesto, quello fatto oggi da tantissime famiglie, da tantissimi bambini e tanti cittadini, insieme anche alle scuole e alle associazioni. Non deve essere assolutamente una straordinarietà, è il quotidiano, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo il posto in cui viviamo. Abbiamo semplicemente contribuito a stare meglio noi e soprattutto a rendere più pulito l'ambiente in cui viviamo. Una giornata di sensibilizzazione per la popolazione, soprattutto per quanto riguarda l'uso e l'utilizzo della plastica, perché il fatto di raccogliere la plastica vuol dire anche sensibilizzare la gente a non buttarla per la strada, a non buttarla in giro, ma soprattutto sensibilizzarli perché della plastica bisogna limitare l'uso il più possibile, perché la plastica sta avvelenando tutti i territori. Le plastiche abbandonate in natura diventano microplastiche che vanno a finire nelle falde acquifere, vanno a finire nel mare, i pesci ingoiano queste microplastiche e poi vanno a finire sulla nostra tavola. Questa giornata è stata una giornata in cui sono stati coinvolti tante associazioni ambientaliste, ma soprattutto tanti cittadini e anche la partecipazione di alcune classi delle scuole, perché sono venuti con i loro docenti, avevano fatto già un lavoro preparatorio e questa è sicuramente una garanzia perché le nuove generazioni si muovono in maniera più accorta rispetto a come si sono mosse le generazioni del passato. E speriamo che questo sia un esempio che venga raccolto un po' da tutti i paesi. E torno a ripetere, non tanto perché si raccolga la spazzatura, ma quanto perché si sensibilizzi la popolazione a un uso corretto della plastica e anche a uno smaltimento corretto dei rifiuti in genere.